Ecco, vi auguro una santa giornata e che possiamo proseguire con lena, con frutto, con gioia il nostro cammino. Siamo fortunati perché il Signore ci dà un nuovo giorno da vivere sulla terra. Noi di solito non ci badiamo tanto perché forse siamo abituati e perché la parola di Gesù non ci illumina granché. Però riflettendoci bene, un nuovo giorno è un dono immenso, perché possiamo allargare il paradiso, vivere in modo che più persone possano arrivare alla salvezza, cominciando dai nostri familiari, dai nostri amici. Che il Signore ci apra la mente a saper comprendere la preziosità del tempo e di ogni giorno della vita. Mi ricordo una bella frase della liturgia in cui tutto il popolo di Dio proclama: ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra, che il pellegrinaggio è sempre anche una cosa un po' faticosa, a volte difficile, è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, un dono sempre nuovo. Ecco, quindi accogliamo questa giornata, illuminati anche da questa parola, con gratitudine, sentendo che siamo proprio benedetti perché abbiamo questo tempo. E poi vogliamo illuminarlo con questa. Con questa meditazione in preparazione alla Pentecoste. E ci fermiamo su un versetto, sempre preso dai cosiddetti discorsi di addio, dal primo dei due discorsi, riportato da Giovanni. Al versetto 16, così leggiamo: Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Ripetiamo: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Ecco, da questa parola di Gesù capiamo una cosa bellissima sul modo di Gesù di amarci e anche sulla missione che noi dobbiamo fare sulla terra. E come ci ama Gesù? Gesù abbiamo visto che per darci lo Spirito Santo 2000 anni fa è morto ed è risorto, ha affrontato la passione morte, anche include questa passione morte la vita umana, i 33 anni circa di vita a Nazareth, è morto ed è risorto. Quello è l'amore storico di Gesù, avvenuto una volta per sempre in Palestina 2000 anni fa. Ma qui Gesù parla di un'altra forma di amore che è permanente, universale, succede adesso. Com'è questo amore? Gesù sta davanti al Padre per noi e implora, in un modo misterioso, non proprio come noi vediamo sulla terra, lo Spirito Santo. Gesù dice: io pregherò il Padre per voi ed egli vi darà lo Spirito Santo. È quello che Gesù fa in paradiso. Noi siamo ricordati da Lui davanti al Padre e la Sua presenza davanti al Padre in questa unione misteriosa col Padre ci ottiene grazie di salvezza, ci ottiene lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo non è solo frutto della passione e morte, come abbiamo meditato ieri, è anche frutto di una intercessione permanente di Gesù per noi. Che bello questo, sapere che Gesù ci ricorda davanti a Dio Padre, ci prepara il posto, come ha detto lui, ma ce lo prepara in modo molto dinamico. Gesù fa qualcosa affinché noi possiamo arrivare in paradiso e con la sua presenza potente ci ottiene le grazie dello Spirito Santo. E questo Spirito Santo, dice Gesù, rimarrà sempre con noi. Non sarà come la sua presenza storica, che è momentanea, circoscritta nel tempo e nello spazio, ma è una presenza continua, si dice anche metastorica in un linguaggio teologico, che va al di là del tempo e dello spazio.
quindi rimane sempre con noi. Adesso da questa parola di Gesù e da questo suo modo di amarci prendiamo due conseguenze per noi. La prima è questa, che Gesù ha bisogno di noi, di te, di me, per continuare questa preghiera. Gesù vuole che anche noi sulla terra, in modo molto imperfetto, aiutati e sostenuti da Lui, intercediamo perché altri abbiano lo Spirito Santo. Che bello sarebbe se un superiore di comunità, un parroco, un padre di famiglia, diventasse un vero intercessore per le persone loro affidate come Gesù. Intercessore chiedendo davanti al Padre incessantemente lo Spirito Santo, lo Spirito di amore, lo Spirito di salvezza, lo Spirito di luce. Noi purtroppo a volte, venendo da un cristianesimo deperito, preghiamo poco, male. Tante volte quando preghiamo siamo stretti dalla necessità e chiediamo cose per la vita terrena, passare un concorso, ritrovare il lavoro. È troppo poco, troppo poco. Noi andando verso Gesù, con lui impariamo a chiedere lo Spirito Santo, che è la presenza di Dio che rinnova i cuori e apre la prospettiva del paradiso e anche di una missione bella sulla terra. Ecco, quindi la prima risposta, la prima, diciamo così, applicazione a noi di questa parola di Gesù è che anche noi dobbiamo fare come lui, pregare il Padre in modo sempre più profondo per quelli che Dio ci affida e anche per il mondo. Oggi facciamo 50.000 cose per scampare da questo virus che è veramente temibile, è temibile, fa paura, fa tanto danno. Però se facessimo almeno la metà degli sforzi, anche a livello pubblico, oltre che personale, per ottenere lo Spirito Santo, avremmo molta più salute fisica e soprattutto molto più rinnovamento del cuore. Perché è lo Spirito di Dio che ci apre alla vita eterna e ci dà anche il senso delle prove della vita terrena, malattie, disastri, guai. Noi purtroppo siamo condizionati da un mondo che per una parte, non tutto, forse neanche la maggioranza, però è in un certo senso senza Dio, non che Dio l'abbia abbandonato, questo non può mai succedere, ma che vive come se Dio non ci fosse. Si preoccupa di tante cose, meno che di piacere a Dio, meno che di avere comunione con Lui. E questa è una fonte di guai senza numero. E se non ci si converte, i guai che abbiamo adesso sulla terra sono niente in confronto a quelli che avremo oltre la morte. Sono proprio niente. Quindi chiediamo al Signore proprio che ci aiuti in questa preghiera di intercessione bella, profonda, simile a quella di Gesù. E poi c'è un'altra conseguenza da questa parola di Gesù. Sapendo che Gesù è proprio, mi veniva da dire lotta, ma la parola non è giusta per il paradiso, perché in paradiso non ci sono queste lotte che ci sono sulla terra. Comunque, sapendo che Gesù nell'eternità e prega per noi per avere lo Spirito Santo e lui sa bene quanto questo dono è prezioso per noi, e noi dobbiamo anche fare il proposito di essere docili allo Spirito Santo, essere docili, imparare a riconoscere la sua presenza, le sue ispirazioni nel nostro cuore. E a farci guidare da Lui nella vita, diventare docili. Questo proposito di essere docili allo Spirito Santo è la più grande invocazione allo Spirito Santo che possiamo fare per noi stessi. Ecco, noi tante volte facciamo la novena, la faremo anche tra poco, abbiamo delle pratiche di pietà, dei canti, delle formule, quelle sono un inizio, ma la parte più forte per ottenere lo Spirito Santo e preparare il nostro cuore con un proposito di docilità, diventare docili allo Spirito Santo, imparare da Lui e anche saper distinguere nella nostra mente i pensieri che vengono da Lui, i sentimenti suscitati da Lui e abbracciare questi sentimenti con la nostra libertà, dire di sì
favorirli, favorirli. Ecco, noi purtroppo anche qui siamo un po' ignoranti e manco tante volte ci accorgiamo delle grazie che Dio ci dà, della sua voce, perché siamo confusi nel mondo. A volte scambiamo per cose di Dio cose che sono nostre, e altre volte pure oggi nel mondo c'è pure una perversione che chiamiamo cose buone le cose cattive. Alcune cose che davanti a Dio sono delitti, noi siamo capaci di chiamarli diritti. C'è una confusione grande. Lo Spirito Santo invece ci aiuta piano piano a entrare nella verità delle cose come Dio le vede. E noi dobbiamo essere contenti di questo, che abbiamo quest'ancora di salvezza e di diventare docili, imparare a riconoscere l'opera, l'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore e ad aderire con gioia, perché lo Spirito Santo ci porta verso la vita piena, ci protegge da tanti mali terreni, ma soprattutto ci dà la comunione con Gesù. Ci rinnova nel cuore, ci dà la speranza della vita eterna, ci dà la pace, ci dà la gioia anche in mezzo alle tempeste della vita. Ecco, quindi adesso ti do volentieri la benedizione, spero che questa parola tratta da Giovanni 14, versetto 16, possa illuminare tanto la tua vita e accendere in te un desiderio nuovo di Spirito Santo e di spendere bene questa nuova giornata. Per questo ti benedico, il Signore sia con te. Padre Santo, ti ringrazio dal profondo del cuore perché non ci abbandoni alle tristezze del mondo, ma ci illumini con la tua parola e col tuo spirito. Ti prego per tutti i tuoi figli in ascolto e per tutti quelli che non hanno la fortuna.